Ciao ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti se è la prima volta che passate da queste parti. Oggi è giovedì e quindi noi ci addentriamo nel lato più oscuro e creepy del mio canale e oggi parliamo di una storia tutta italiana. Credo sia la prima volta che porto qui sul canale una storia italiana, perché su Instagram sono sicura di averlo fatto, perché ho parlato di Azzurrina, che forse è la ghost story più famosa in Italia, mentre qui sul canale mi sa che non l'ho mai fatto. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, per chi non lo sapesse, io su Instagram ho anche una rubrica creepy, quindi parlo di libri, di famiglia, perché comunque quello è un contesto anche più quotidiano, però ogni martedì, tendenzialmente il martedì, porto un reel creepy. Quindi vi racconto una storia molto breve, della durata massima di 90 secondi, che è il tempo massimo di un reel. Quindi storie brevi, troppo brevi da portare qui sul canale perché non c'è abbastanza materiale, ma comunque interessanti da condividere, che appunto trovate nei reel. Quindi se vi interessa sappiate che anche là ci sono contenuti creepy, oltre alla rubrica fatta in post, lo sapevi che. Chiudo parentesi e torniamo a noi. Oggi infatti vi racconterò la storia di Enrichetta Nuam. Se questo nome non vi dice nulla, sappiate che oggi vi racconterò la storia della prima e unica donna esorcista in Italia. E anche questa volta, per raccontarvi questa storia, noi andiamo indietro nel tempo e andiamo al 1800 in centro storico a Torino, precisamente in via Cappel Verdi numero 6. È qui infatti che ha vissuto gran parte della sua vita Enrichetta Nuam. In questo palazzone faceva ogni giorno 72 scalini per raggiungere il suo appartamento, quindi 72 scalini che ci sono ancora, perché questo palazzone esiste ancora, ci sono ancora questi 72 scalini, anche se molto consumati dal tempo, che portavano a questa porticina di legno. E secondo le fonti, su questa porta era incisa la scritta E.Nuam-esorcista. Enrichetta Nuam iniziò a praticare inizialmente come guaritrice, era conosciuta come guaritrice, nel senso che lei utilizzava erbe, intrugli per guarire quelle malattie che magari non erano conosciute dai medici o che magari non avevano trovato cura nei rimedi tradizionali. Spesso le persone, dopo essersi rivolte al medico per svariate malattie, non riuscendo a trovare beneficio nelle cure e nelle medicine dai dottori, si rivolgevano appunto ad Enrichetta, che preparava questi intrugli che in teoria sembra aiutassero queste persone, quindi aveva questa fama di guaritrice. Molte persone pensavano e pensano tuttora che Enrichetta fosse imparentata con qualche masca. Da quello che ho capito, queste masche erano delle donne che vivevano in comunità limitrofe e che praticavano appunto le arti esoteriche e divinatorie, spiritiche. E pensavano, ma in realtà gli studiosi storici sono portati a pensare ancora tuttora che Enrichetta Nuam potesse essere appunto imparentata con qualche masca. Inizialmente, come vi dicevo, la sua fama fu solamente quella di guaritrice, ma ben presto iniziò a trattare non solo le malattie del corpo, ma anche quelle dello spirito. Sempre più spesso, infatti, le persone iniziarono a rivolgersi a lei per scacciare degli spiriti, per scacciare dei demoni, e si iniziò a pensare a lei appunto come ad un esorcista. Quindi quelle persone che erano convinte di avere il male dentro di sé, di avere dei demoni, degli spiriti, si rivolgevano a lei, che preparava questi intrugli che lasciava bollire per lunghi periodi di tempo, tanto da impregnare l'aria di tutto il palazzo con un odore nauseabondo, e recitava poi delle litanie in latino che sembrava sortissero l'effetto desiderato, quindi di scacciare appunto questi demoni. Una volta compiuto tutto il rituale, Enrichetta portava la persona che si era rivolta a lei in una chiesa che era lì vicino, conosciuta come la chiesa del Corpus Domini, che è una chiesa anche molto famosa, da quello che ho letto, molto importante, perché nel 1450-53 è avvenuto in questa chiesa il miracolo eucaristico. E quindi Enrichetta, dopo aver celebrato appunto tutte queste litanie in latino, portava queste persone in questa chiesa per rendere grazie, per ringraziare. In realtà a Torino all'epoca c'era un altro esorcista, uomo ovviamente, però era molto anziano e praticava molto di rado, tanto che i sacerdoti stessi
iniziavano a dirottare i fedeli verso Enrichetta. La sua fama di esorcista iniziò quindi a crescere, ad essere in qualche modo riconosciuta anche dalla Chiesa. Infatti i fedeli che magari si rivolgevano al sacerdote per dei casi comunque inspiegabili, perché erano convinti di avere appunto dei demoni in casa o di essere posseduti, e i sacerdoti li dirottava verso Enrichetta Nuam, che iniziò appunto ad essere sempre più conosciuta come esorcista. Delle persone che si rivolsero a lei non sono arrivate tracce fino a noi, se non di un ragazzo di 14 anni. Giuseppe Bros si recò infatti da lei con la madre. Ricordiamo infatti che Enrichetta non andava personalmente a casa delle persone, ma erano le persone a recarsi nel suo appartamento. La madre quindi portò Giuseppe Bros ad Enrichetta e Enrichetta ascoltò tutta la sua storia e iniziò ancora una volta il suo rituale. Quindi mise a bollire questo intruglio, che lasciò a bollire per diversi minuti, fece inginocchiare Giuseppe e ordinò con una lunga litania in latino agli spiriti di andarsene e di andare in quella pentola che stava bollendo. Gli scritti storici infatti affermano che una volta finita la litania il ragazzo urlò e cadde svenuto, e Enrichetta prese questa pentola e la buttò sul fuoco. A quanto pare, sempre secondo le fonti, il ragazzo cambiò improvvisamente. Dopo questo rituale la madre disse che tornò ad essere quello di un tempo, ad essere se stesso, e sembrava quindi che il rituale di Enrichetta avesse sortito l'effetto sperato. C'è una cosa in questo caso che è importante ricordare: gli scritti descrivono Enrichetta, vabbè, esteticamente come una donna molto bruttina, bassa, ma che parlava solo dialetto piemontese, quindi non una donna istruita. Gli storici si sono quindi chiesti come potesse sapere il latino, e l'unica conclusione alla quale sono arrivati è che, e questo sempre anche secondo le testimonianze storiche arrivate fino a noi, quando Enrichetta recitava queste formule, queste litanie, sembrava non conoscerne il significato, come se lei le avesse imparate a memoria. E secondo gli storici, infatti, tutto quello che lei sa, tutte le sue conoscenze, sia in campo medicinale, quindi delle erbe curative, sia in campo esoterico, lo aveva appreso da una biblioteca ecclesiastica che si trovava lì vicino, alla quale lei aveva libero accesso, quindi poteva accedervi molto facilmente e consultare i testi che conteneva questa biblioteca. Una biblioteca che tra l'altro era molto fornita sia di testi appunto di medicina non tradizionale, ma soprattutto di testi esoterici. E sembra quindi che Enrichetta, studiandoli, abbia imparato appunto questi rituali e li abbia poi applicati con successo sempre nella sua vita quotidiana. Ovviamente le lamentele e le proteste non mancarono, soprattutto da parte delle persone che vivevano prima in quel palazzo, ma anche nella via. Nel palazzo infatti iniziarono a protestare sempre di più per gli odori, quindi questi odori nauseabondi che durante tutto il giorno impregnavano l'aria del palazzo, e anche gli abitanti della via, sia perché vedevano di cattivo occhio, di cattivo auspicio, anche il fatto che una donna praticasse questo tipo di rituali e che li praticasse proprio nella loro via, protestavano soprattutto per il fatto che passando sotto casa sua si sentissero sempre delle urla terrificanti e queste litanie latine davvero inquietanti. Queste proteste, con l'andare del tempo, ottennero il successo sperato, perché Enrichetta fu costretta a trasferirsi in una mansarda. Nel frattempo però, nel 1895, Enrichetta viene riconosciuta ufficialmente dalle autorità ecclesiastiche come esorcista. Quindi la Chiesa stessa riconosce ufficialmente Enrichetta Nuam come esorcista e sarà la prima e unica donna esorcista nella storia. Nel frattempo, come vi dicevo, lei si è trasferita in questa mansarda, dove però continuerà a praticare i suoi rituali, i suoi esorcismi, nonostante l'avanzare dell'età e nonostante un'artrosi che diventava sempre più debilitante. E sarà proprio in questa mansarda, tra l'altro, che lei morirà. Ma sapete qual è la cosa più inquietante? La cosa più inquietante è che sembra che, nonostante si sia trasferita, nonostante sia poi appunto morta, lei non abbia mai davvero lasciato quell'appartamento in via Cappel Verdi numero 6, perché anche dopo la sua morte, anche dopo il suo trasferimento, anche dopo la sua morte e anche a distanza di anni e ancora oggi, di tanto in tanto le persone che si trovano in quel palazzone o che ci passano vicino
affermano di sentire degli odori acri, degli odori nauseabondi, e più di qualcuno afferma di aver sentito delle urla provenire dall'appartamento, dal suo appartamento, di quel palazzo, e più di qualche persona afferma di averla vista camminare per le stanze e per i corridoi, appunto, di quel palazzone. Infatti, quell'appartamento è oggi considerato una tappa fondamentale dell'itinerario esoterico di Torino. Ci sono infatti diversi itinerari in Italia che riguardano il mondo esoterico, quindi per gli appassionati di storie paranormali sono delle mete obbligate. E questo appartamento in particolare, appunto in via Capelverdi 6 a Torino, sembra essere una tappa fondamentale, appunto, di questo itinerario esoterico. Io non so, ragazzi, se conoscevate questa storia, se l'avevate mai sentita. Anche in questo caso le fonti storiche sono molto limitate. Questo è tutto quello che è arrivato fino a noi e tutto quello che almeno sono riuscita a trovare, ma non penso ci sia molto altro. Essendo poi una storia tutta italiana, non esistono magari fonti straniere per poter approfondire ulteriormente questa storia. Fatemi sapere, come sempre, se conoscevate questa storia e se l'avevate mai sentita nominare. Noi, ragazzi, ci vediamo come sempre al prossimo video con un'altra storia macabra, o in caso lunedì con un video dedicato al mondo dei libri, sperando sempre che nessuno mi rubi più il canale e di riuscire a mantenere un po' questa continuità. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un grande, iper, mega, gigantesco abbraccio e un bacione.